Lo avevamo capito subito che il Why Always Me di Mario Balotelli 3 anni or sono in quel di Manchester era una domanda retorica a cui il giocatore doveva tenere fede. Ora a Liverpool, dove ha segnato appena 2 reti da inizio stagione, il centravanti della scuderia di Mino Raiola viene accusato addirittura di razzismo. La prima reazione, per dirla alla Ivan Zazzaroni, è di incredulità ossimorica, o per dirla in soldoni, sa tanto di presa per i fondelli. E invece, per un post su Instagram in cui si paragonava al Super Mario dei giochi elettronici, Balotelli rischia fino a 5 giornate di squalifica. Lui, a suo dire, voleva soltanto fare ironia in chiave antirazzista, ma come in campo le sue azioni spesso provocano l'effetto opposto. Insomma, a Mario non gliene va bene una. Sui social media si scatena un putiferio, ma c'è anche chi lo difende accusando i suoi accusatori di non avere più senso dell'umorismo. La maggioranza però sottolinea un'altra cosa: il responsabile del Why Always Me ha trovato un altro modo di imporsi all'attenzione di tutti. Vero, ma da qui a dover subire una squalifica pesante, forse ce ne passa, o no?